La parola al consigliere Pagliuca, prego. Domani scade la Tari, la tassa dei rifiuti, e venerdì scorso sono arrivate una valanga di mail a tutti i cittadini milanesi dicendo che se fosse arrivato qualche cosa, se mancava qualcosa all'interno della documentazione, se l'F24 non era completo, piuttosto c'è la possibilità di collegarsi al sito del Comune. Cosa che è stata tecnicamente impossibile perché il sito del Comune, a fronte dell'enorme quantità di richieste pervenute, è andato in blackout. Domani scade. Non facciamo come succede sempre in Italia, che prima c'è il problema, poi c'è la scadenza. Le persone che devono cercare di adempiere ai propri doveri si ammazzano nel tentativo di adempiere ai propri doveri. Quando è arrivato il blocco, quando sarà arrivato il blocco, dopo che sarà arrivata la scadenza, a posteriori diranno sì, c'è qualche giorno in più. Il problema c'è stato, ci sono cittadini, professionisti che stanno cercando disperatamente di adempiere ai propri lavori, al proprio dovere nei confronti del Comune di Milano. Usciamo per piacere per una volta dicendo il problema l'abbiamo creato noi Comune, ce ne rendiamo conto? Il dovere da parte dell'ente pubblico è quello di rendere agevole l'adempimento del proprio dovere ai cittadini, il pagare le tasse non può essere una corsa ad ostacoli. Attiviamoci, prima della scadenza diciamo benissimo, visto che abbiamo avuto un problema, che abbiamo bloccato il sito per 2 giorni sarà data una proroga senza sanzioni, non a posteriori, non quando la gente si è ammazzata, perché i problemi possono succedere a tutti, perché ci possono essere. Cosa che invece, siccome succedono sempre, basterebbe un attimo per prevenirli. Una volta che il danno è stato fatto, evitiamo di prendere i nostri cittadini, i professionisti che lavorano nella nostra città, e di rendergli una corsa a ostacoli dove non ci sarà la possibilità di uscire. Grazie.